trovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, siamo in diretta anche per questa domenica 22 agosto per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. I fatti sono tanti anche per questa domenica che per molti sancisce il rientro dalle vacanze. Stiamo monitorando anche questo fronte con le forze dell'ordine, ma ci sono tanti fatti da mettere in ordine. Innanzitutto l'incidente che si è registrato nella serata di ieri verso le 20 a Valli del Pasubio, perché è gravissimo: un ragazzo vicentino di 24 anni che è ruzzolato per 200 metri all'altezza della 47esima galleria sulla strada delle 52 gallerie sul Pasubio, una delle passeggiate, delle escursioni più note in tutto il Veneto. Il ragazzo stava salendo con altri compagni in direzione del rifugio Papa. Il 24enne si trova ora ricoverato in ospedale a Trento sotto shock, i compagni. L'incidente, sulla cui dinamica stanno ancora cercando di raccogliere tutti i dettagli i carabinieri di Valli del Pasubio, è accaduto quindi nella fase della salita. I soccorsi si sono subito attivati a partire dal soccorso alpino di Schio, che è partito con 8 uomini coordinati dal responsabile Luca Nardi. Una squadra è salita verso il rifugio Papa mentre gli altri si sono fermati sotto al rifugio Balasso. Resta il fatto che dopo delle operazioni anche particolarmente complicate il ferito è stato recuperato con il vericello e caricato sull'elicottero partito alle 21.30 verso l'ospedale Santa Chiara di Trento. Le condizioni, lo ripeto, sono molto gravi. E sempre sul fronte degli incidenti in montagna, shock a Feltre e nel Feltrino, perché è di Giovanni Marcone il corpo recuperato nella serata di venerdì sul Monte Bianco. L'alpinista feltrino è morto sul versante francese a 4.000 metri di quota, era insieme ad altri due compagni di cordata italiani rimasti illesi. Stavano scendendo dal Dente del Gigante sulla cresta Rochefort quando l'uomo, il feltrino, è precipitato per oltre 200 metri. Da anni Giovanni era dipendente di Luxottica nello stabilimento di Sedico, sempre allegro, solare, positivo e con una grande passione per l'appunto la montagna. Dalla metà degli anni 90 era iscritto al CAI di Feltre, aveva frequentato l'ITI Negrelli in città, poi l'Istituto Rizzarda, e viveva a Feltre con la compagna in una casa che era stata comprata recentemente. Profondo il cordoglio di tutta la comunità feltrina, in particolare degli appassionati di alpinismo. Questo nelle ore in cui ricorre il 12° anniversario della tragedia di Falco e della morte del suo equipaggio. Il soccorso alpino ricorderà da De Filippo, Fabrizio Spaziani, Marco Zago e Stefano Da Forno con una messa oggi alle 18 nella Basilica dei Santi Filippo e Giacomo a Cortina d'Ampezzo. La funzione religiosa sarà celebrata in memoria dei tanti volontari e colleghi che hanno perso la vita per l'amore del prossimo. Al cordoglio si è unito anche il presidente della regione Zaia, che ha ricordato però come questa sia anche l'occasione per esprimere l'orgoglio che questa terra prova di fronte a tutti coloro che ogni giorno senza clamore compiono un lavoro difficile e rischioso. Queste le immagini dei quattro angeli delle Dolomiti, così sono stati ribattezzati dopo 12 anni, il loro ricordo è ancora vivo. E sono state ore di lavoro, di duro lavoro anche per i vigili del fuoco del Veneto. Un incendio in particolare di probabile matrice dolosa è divampato la notte scorsa nella pineta di Bibione, siamo sul litorale veneziano. L'allarme è stato dato da un passante verso le 4. Sul posto hanno lavorato per alcune ore quattro squadre dei vigili del fuoco giunte da Porto Gruaro e da Lignano. Verso le 8 le operazioni si sono concluse con la bonifica della zona interessata. Sono andati in fumo circa 2.000 metri di pineta. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per accertare le cause del rogo e individuare l'eventuale piromane. Tra l'altro,
poco più di una settimana fa era stato decretato l'allarme per incendi boschivi in buona parte del Veneto, in particolare nelle pinete sorvegliate speciale, questo per l'appunto da Bibione Pineta a Rosolina a Mare. E nottata, vi dicevo, di super lavoro per i vigili del fuoco che dopo la mezzanotte sono intervenute per un incendio camper nel parcheggio della stazione di San Trovaso a Treviso. Nessun ferito, ma del camper è rimasto ben poco. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Alle 4:15, lo vedete nelle immagini, i vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti anche a Codonie per un incendio di garage. Il proprietario è riuscito a portare all'esterno le due auto prima che l'incendio coinvolgesse anche queste. Lo stesso proprietario dice che ha visto l'incendio partire dal banco di lavoro dove c'erano degli utensili elettrici sotto carica. Poco prima delle 6 di questa mattina i vigili del fuoco poi sono di Motta di Livenza, sono intervenuti in autostrada per un incidente che ha coinvolto più mezzi, ma fortunatamente non ci sono feriti. Bollino rosso, va detto, ve l'ho ricordato prima, sulle strade del Veneto. E un incendio è divampato, sempre per la cronaca, ieri sera anche in questa abitazione di Marghera, in un condominio. È successo in via Fratelli Bandiera, dove i vigili del fuoco sono intervenuti sia da Mestre che da Mira con due autopompe, un'autobotte, un'autoscale e 14 operatori per riuscire a circoscrivere le fiamme. Le tre famiglie di circa 10 persone sono rimaste fuori casa e risultano al momento evacuate. Sempre sul fronte della cronaca, un ultimo aggiornamento, perché da oggi pomeriggio è decretata l'allerta gialla sul fronte del maltempo per la zona dell'Alto Piave, quindi prevalentemente per la provincia di Belluno. Lo fa sapere in una nota il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto. L'allerta per il bellunese resta in vigore anche nella giornata di domani. Questi i doverosi aggiornamenti sul fronte della cronaca nelle ore in cui a livello internazionale si continua a registrare il dramma del popolo afghano. 7 sono i morti nelle ultime ore nei dintorni dell'aeroporto di Kabul, che come sapete è ormai l'unica zona in cui profughi e disperati possono trovare salvezza e fuggire così dall'incubo talebano. Una emergenza internazionale che comincia ad avere ripercussioni importanti anche sui singoli territori, anche in Veneto. Per parlare di questo, ma anche di altro, qui in studio con me ci sono il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche al sindaco di Zarobranco, Luca Durighetto. Buongiorno, buongiorno. Sindaci, ancora una volta in prima linea, perché nei prossimi giorni sarete molto probabilmente convocati dalla prefettura per capire se ci sono spazi e disponibilità per questi profughi afghani. Ma facciamo il punto con il primo servizio, perché martedì a Venezia ci sarà una convocazione generale di tutte le prefetture. Questi i numeri iniziali, partiamo da qui. Agosta Venezia con l'incontro tra tutte le prefetture venete per fare il punto sull'accoglienza profughi di nazionalità afghana in arrivo da Kabul. Con Cacorner, cabina di regia a livello regionale, 87 le persone afghane da accogliere in tutto il Veneto. Si tratta per lo più di famiglie, con le prime 5 già arrivate a Venezia. L'arrivo per tutti nelle diverse città venete avverrà nel giro di una settimana o poco più, ovvero quando tutte le persone, tra cui diversi bambini già presenti in Italia a Roma, avranno terminato il previsto periodo di quarantena.
Seguirà giovedì 26 in Piazza Martire a Milano, dalle 18.30, il flash mob delle donne in nero, solidali con le donne afghane insieme al Centro Pace e l'Ospice GL. E sempre a livello regionale sarà lo chef veneziano Hamed Ahmadi, fratello dell'attivista Zara in salvo dai talebani a Roma, a ricoprire il ruolo di referente veneto per chi fugge dall'Afghanistan. Pare che ora ci sia il rischio di attacchi contro gli aerei in partenza. Lì, nei villaggi, succede di tutto. Scrive sempre nei post dalla sua pagina Facebook, dove pubblica anche un video le cui immagini risultano però davvero troppo crude. Optiamo per quest'ultimo video, dove i talebani, armati anche di Kalashnikov, si accaniscono contro la bandiera nazionale dell'Afghanistan. Martedì in prefettura a Venezia, poi tutte le prefetture provinciali si muoveranno con ogni probabilità accanto ai sindaci che vengono di nuovo tirati in ballo nella gestione dell'emergenza immigratoria. Per quanto riguarda la marca trevigiana è tornata in scena ovviamente l'ex caserma Serena di Casier, con una disponibilità fino a 30 persone a ospitare, quindi dei nuclei familiari. Vi faccio subito la domanda diretta. Lei, sindaco Dalla Pietra, Spresiano, sarebbe pronto, disponibile ad accogliere delle famiglie dei profughi afghani? Io credo che quando si parli di donne, bambini e di famiglie, siamo tutti quanti pronti a fare la nostra parte. È chiaro che anche questa volta viene tutto demandato ai sindaci, e questa, secondo me, questa è la cosa piuttosto grave. Io non ho sentito ancora nessuno delle massime autorità, né nazionali né internazionali, soprattutto perché ricordiamo che qui le responsabilità sono al di sopra di noi, molto al di sopra di noi, dire qualcosa di efficace e di efficiente, fatto salvo fare il solito, chiamiamolo anche, la solita retorica, ecco, a riguardo. Pertanto noi, ripeto, la nostra parte la facciamo come l'abbiamo sempre fatta. È vero che è facile dirlo adesso, e poi dopo bisogna vedere quando ci sarà il problema contingente, nel senso che in tanti magari fanno annunci e poi dopo il posto non si trova. Nessuno qui è a fare i salti di gioia, però siamo tutti quanti persone umane, e credo che qualora si tratti di profughi e non di delinquenti, e qualora si tratti soprattutto di donne e bambini, ci mancherebbe altro. È chiaro che però, visto che le responsabilità sono anche d'altri, è giusto che ci sia una distribuzione degli stessi, corretta, ecco, che tutti facciano la propria parte. Io ho già visto paesi che hanno innalzato muri e francamente, ecco, questo non torna. Noi comunque dovremmo parlare di un'accoglienza diffusa a livello europeo, sicuramente, però l'Europa ha le sue colpe, diciamo, le sue responsabilità più che colpe, ma ci sono stati che ne hanno sicuramente di più, e che quindi comincino anche loro, ecco, a parlare di accoglienza. Diciamo che il muro eretto in tempi record dalla Grecia sul confine turco danno la dimensione di come non si sia ancora arrivati ad una gestione realmente europea del problema immigratorio. Ursula von der Leyen nelle scorse ore, appunto, ha parlato di accoglienza, siamo pronti all'accoglienza, ma le immagini del muro, sindaco Durighetto, cozzano con queste dichiarazioni. Sì, diciamo che probabilmente una volta di più emerge in maniera lampante quanto manchi una leadership positiva a livello mondiale. Nessuno dei leader mondiali, neanche dei più grandi stati, è in grado in questo momento di essere un leader di visione, quindi uno che riesca anche a tracciare una linea e alla quale gli altri stati possono eventualmente aderire o decidere di accompagnare. Siamo purtroppo nella fase, e concordo con quanto detto dal collega Dalla Pietra, dove umanamente credo che nessuno possa tirarsi indietro. L'immagine del bambino che viene passato al di sopra del muro è probabilmente una di quelle immagini che, assieme a quella di Alan, il bambino di 4 anni, che ci ricordiamo tutti, certo, morto sulla spiaggia, rimarranno nella nostra memoria. Il problema è che dall'immagine di Alan ad oggi non è cambiato niente, o è cambiato poco, rispetto alla gestione mondiale e globale dell'emergenza.
E la mancanza di leadership emerge soprattutto adesso, quando ci sono le situazioni da gestire. Io una domanda me la faccio qui con voi ad alta voce: ma perché si parla di corridoio umanitario nel momento in cui si è deciso di ritirare tutte le truppe e non si è riusciti eventualmente a crearlo prima? Perché si deve arrivare sempre con l'acqua alla gola prima di provare a pianificare qualcosa? Diciamo che molti analisti in questi giorni stanno dicendo che i corridoi umanitari ora sono quantomeno tardivi. Tra l'altro ne ha parlato il sindaco Durighetto, l'immagine simbolo di questa terribile settimana è stato restituito, lo possiamo vedere dall'ANSA.it, il bimbo al padre, il bimbo passato sul filo spinato allo scalo di Kabul, le immagini drammatiche che hanno fatto il giro del mondo. Il bambino era malato, è stato curato e poi appunto riconsegnato al padre. Una piccola storia a lieto fine in un dramma che comunque è immenso. E, sindaco Durighetto, faccio anche a lei la stessa domanda che ho fatto a Della Pietra. Lei sarebbe disponibile ad accogliere questi profughi sul suo territorio comunale? Perché a livello di dichiarazioni di principio siamo più o meno tutti d'accordo, fortunatamente. Poi nell'operatività... Diciamo che io ho letto ieri in maniera molto diciamo così attenta, e condivido al 100% quello che Mario Conte ha fatto come proposta a livello di ANCI Veneto, ma che in realtà sposa la proposta di ANCI nazionale, perché come diceva prima il sindaco Della Pietra, noi ci troviamo comunque a subire, scusatemi se uso questo termine, ma a dover gestire situazioni create da altri e per le quali siamo chiamati poi a rispondere noi in prima persona. È chiaro che davanti a donne, bambini, a persone che hanno bisogno, il Veneto, non dico zero branco, il Veneto non si è mai tirato indietro, è stato fatto ed è sempre stato fatto. Io tra l'altro avevo avuto modo anche in questa sede, sempre con lei Cristina, di dire che probabilmente la gestione degli hub come la caserma Serena o la Zanusso è una gestione quantomeno non corretta nel nostro territorio, o che non può funzionare e che non può dare risultato. E quindi c'è la necessità di attuare visioni innovative, è per quello che io insisto nel dire ci deve essere qualcuno che traccia una linea, e poi se questa linea sarà corretta saranno i cittadini stessi a seguirla, altrimenti saremo sempre di fronte a situazioni con nessuno che vuole gestirle, chi rimane col cerino in mano, come spesso sono i sindaci, a dover gestire la cosa. Mi auguro, Marco, di non trovarci in situazioni di qualche anno fa, dove alle 2 di notte venivi chiamato: guarda, che ci sono, domani arrivano 30 profughi, trovate un posto. Cioè, questo mi auguro, diciamo così, per la necessità di collaborazione che a tutti i livelli deve esserci, dall'Europa agli stati e poi di rimpetto alle regioni e ai comuni, certo, questa gestione non ci sia più. Perché il tema è etico, ma il problema è pratico. Della Pietra. Direi proprio di sì, hai colto nel segno con questa tua affermazione. Poi non dimentichiamo che abbiamo anche altri diversi problemi da gestire in questo periodo, per cui è un'ulteriore problematica che, per l'amor di Dio, siamo pronti, ma ricordiamoci che le risorse, e non parlo solamente delle risorse economiche, sono quelle che sono, e abbiamo anche noi dei cittadini che sono in forte difficoltà, perché sembra quasi che sia sparito tutto quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni, no, nell'ultima settimana, certo. Eppur, ripeto, con tutta la vicinanza al popolo afghano, con tutta la possibile vicinanza, però ricordiamoci che abbiamo anche cittadini nostri che nel giro di 2 anni si sono trovati in condizioni sfavorevoli e dobbiamo continuare ad aiutare anche loro. Ecco. Diciamo che il timore probabilmente degli amministratori è che si possano innescare dei fenomeni di tensione sociale che abbiamo già visto in passato, e di fatto la pandemia li ha esasperati, Durighetto. Sì, diciamo che come sottolineava giustamente il sindaco Della Pietra, adesso noi abbiamo ancora la testa della gestione di quella che speriamo sia la coda della pandemia, che sta diventando per alcuni settori anche crisi di natura economica. C'è la necessità quindi di trovare un equilibrio. Certo che mi permetto di fare una considerazione con voi qui in maniera anche abbastanza, se volete, veloce e superficiale, ma credo che l'esempio dell'Afghanistan abbia dimostrato che il famoso slogan "aiutiamoli a casa loro"
non funziona se non ci sono le idee chiare. Stessa cosa naturalmente vale quando si accolgono. Quando si accolgono devono esserci dei processi con delle tempistiche e allora ci sarà la disponibilità da parte della popolazione di aiutare e di essere partecipe. Altrimenti l'idea che questi o che chiunque arrivi qua per rimanere qua non si sa far cosa, non si sa per quanto tempo, quello diventa veramente un limite. Al netto del fatto, e chiudo, che qui non stiamo parlando di migranti di tipo economici, stiamo certo. parlando di persone che fuggono da una guerra, quindi ci auguriamo tutti che possa esserci anche una temporaneità data proprio da quella situazione. E qui sono ricominciate in questi giorni le analisi sul fatto che la democrazia si possa esportare, forse il caso dell'Afghanistan ci dice che questi modelli, queste forme di Stato e di governo non possono essere trapiantate in maniera così automatica della pietra, ci dice questo? Io non sono un analista e in questo momento sono contento di non esserlo, perché probabilmente sarei ancora più duro nell'analisi. Cioè? Cioè che dipende anche come la vuoi portare la democrazia, dipende che progetto hai, dipende la visione. Giustamente Luca diceva, bisogna avere una visione. E io parlo da povero sindaco di campagna, quindi non parlo dei massimi sistemi. E non invidio chi è chiamato a decidere in certe situazioni, però quanti anni sono? Tanti, per poi arrivare a questi risultati. Io leggevo oggi un post su Facebook fatto da un'amica che adesso viveva a Visnadello, adesso si è ritrasferita in Sicilia, lei è siciliana, una famiglia strepitosa, il marito faceva missioni umanitarie, no? E parlava proprio dei bambini, di quello che avevano fatto i militari italiani in questi anni. Diceva che, pensate anche alla sofferenza delle famiglie che ogni sera si aspettavano la telefonata per dire va tutto bene, perché comunque erano in territori non facili, certo. diciamo così. E concludeva questo post con estremo rammarico dicendo, ecco, tutti i sacrifici, anche i nostri, delle famiglie, quindi di coloro i quali andavano lì, sono risultati vani. E quindi c'è una frustrazione di base a tutti i livelli che spinge sicuramente a fare un'analisi. Ecco, io però piuttosto che perdere tempo in analisi penserei adesso a come gestire la cosa, perché se cominciamo ad analizzare e non arrivare al dunque rischiamo di dover analizzare poi il fatto che non siamo arrivati al dunque, certo. oggi. Ecco. E qui ringrazio Renato Cappoi e Marco Gagliazzo per queste immagini molto evocative, questi uomini, questi ragazzi che in questi due decenni, perché parliamo di vent'anni, hanno portato la loro, diciamo così, il loro impegno in queste terre e che vedono in una settimana vanificati i loro sforzi, immagino compiuti soprattutto dai singoli, no? In buona fede, in assoluta buona fede. Vi farei sentire anche le parole di Matteo Salvini pronunciate ieri proprio sul tema dell'accoglienza, perché poi le posizioni si stanno un po' diversificando, ma sentiamo Salvini. Dare accoglienza e salvezza a donne e bambini che rischiano la vita è sacrosanto. Per quello che riguarda tutto il resto ci sono altri paesi europei che possono e devono fare di più, visto che siamo a quasi 40.000 arrivi via mare e via terra in questo 2021 e con il Covid ancora incombente non possiamo permetterci di continuare ad assistere a questi sbarchi. Chiaramente Salvini pone l'accento sul tema dell'immigrazione in senso lato, no? Sono aumentati gli sbarchi, questo ce lo dicono le statistiche, il dramma del popolo afghano si va a sommare a tutto questo fondamentalmente, poi c'è l'emergenza che è finita, non è finita, boh, non si sa, della pandemia, nel senso che è un grande, un grossissimo punto interrogativo. Sentendo le parole di Salvini, lei Durighetto, che è di area centrosinistra, che cosa si sente di dire? È al governo con Salvini, sì, beh, questo sì, assolutamente. Prima faccio un inciso perché sennò poi a casa mi tirano le orecchie. No, vabbè, queste sono posizioni mie personali, poi la lista civica che c'è a Zero Branco in realtà è effettivamente una lista civica
ci sono varie sensibilità, certo, e varie appartenenze, quindi no, lo dico prima di tutto, per cui voglio anche sottolineare questa differenza. Beh, diciamo che per quanto riguarda l'accenno alle donne e ai bambini o alla situazione, non ha detto nulla di diverso di quello che col collega Della Pietra avevamo condiviso, certo, pochi minuti fa. Ripeto, io mi permetto solo di ribadire che deve esserci, se possibile, una differenziazione fra i migranti di natura economica e i migranti invece, o i migranti, perdon, i profughi che scappano da una guerra. In quel caso stiamo parlando di persone che rischiano la propria vita senza avere nessun tipo di possibilità probabilmente di salvarsi. E su questo passaggio e su questo aspetto io vorrei anche ricordare, diceva giustamente Marco prima, noi non siamo analisti di natura geopolitica o di politica internazionale, però volevo anche sottolineare il fatto che la Libia stessa è stata oggetto di interventi da parte di stati occidentali, e la Francia, ricordiamo tutti come sia partita motu proprio all'epoca per far cadere il regime di Gheddafi, e anche lì è passato qualche decennio e non siamo ancora in grado di intervenire, non siamo ancora in grado di riuscire a bloccare questi flussi, perché di questo stiamo parlando. Nel momento in cui si arriva e si interviene, o c'è già un'idea, una visione, un progetto e si applica e si attua, altrimenti risultano vani gli interventi. E come diceva Marco prima, concordo, io stesso ho un consigliere comunale in consiglio da me che è un generale di carabinieri in congedo e che ha partecipato a tutte le missioni di pace, così come venivano definite, in Iraq, in Afghanistan, e quindi ho direttamente i suoi racconti che mi rappresentano quella che è la situazione che lui ha vissuto, e quindi anche gli sforzi fatti dai nostri ragazzi, dalle loro famiglie, da tutti quanti, risultano veramente, rischiano di essere vani, ma soprattutto aprono fronti problematici ai quali non siamo in grado di dare risposta. Perché i barconi a cui si riferiva Salvini adesso sono quelli che arrivano dalle coste della Libia, certo, dove in qualche modo con l'idea di voler portare la democrazia, in realtà probabilmente non solo non ci siamo riusciti, ma siamo andati anche a creare situazioni che noi non avevamo minimamente pensato. Mi permetto solo di aggiungere una cosa. Mio figlio, che ha 17 anni, segue, come tutti i ragazzi di 17 anni, vari blogger. Uno di questi me l'ha fatto vedere la settimana scorsa, mi fa: guarda papà, ti faccio vedere questo, un giornalista italiano che si è infiltrato in Libia, quindi si è riuscito a girare qualche campo lì dietro, ci sono delle immagini nelle foto, e mi fa: guarda qua cosa fanno questi ragazzi appena arrivano, li fanno distendere per terra e gli colano della plastica calda sulla schiena per fargli capire subito come funziona lì, chi comanda. Questo è l'effetto anche delle nostre azioni. Di questo noi non possiamo far finta che non ci sia o che non esista. Questo è l'effetto di azioni non programmate. Questa sera alle 18.30 intanto il Comune di Treviso con la Commissione Pari Opportunità ha organizzato in Piazza dei Signori, la seguiremo, una manifestazione, un flash mob di solidarietà al popolo afghano, che sta suscitando anche dei malumori interni alla Lega per certi versi. Della Pietra, lei ci sarà a questo flash mob? Io sono di Fratelli d'Italia, per cui i malumori interni alla Lega lascio alla Lega. No, io non ci sarò, ma non perché abbia posizioni così contrastanti. Io diciamo che nei flash mob sì, ok, credo, no, è giusto farli. Però ecco, oggi non ci sarò io, ma non voglio far polemica con nessuno, semplicemente non ci sarò, anche perché ho degli impegni con la mia famiglia, visto, considerato che ci sono rimasto poco in questo periodo estivo, sto con loro, ecco, quindi andrà qualcun altro del comune. Posso tornare indietro un attimo? Prego. Su io concordo in parte con quanto detto da Luca, nel senso che sì, è vero che certe situazioni sono anche frutto di un'esasperazione, però è vero anche che nell'indole di un popolo ci sono già. Io voglio dire che adesso quello che stanno facendo i talebani, o quello che sia anche colpa tra virgolette nostra, o sia una cosa conseguente a quello che abbiamo fatto noi, mi pare un po' forte. Dopo ci sta, è anche un po' provocatorio e diciamo che quoto, ma in parte, perché comunque loro hanno anche un'indole già, sono popoli estremamente diversi, è difficile andare a portare la democrazia in chi ha determinate idee, quindi è lì che bisogna, dice, no? C'è già un sostrato culturale. Allora ragazzi, è
poco ma sicuro. Marco è esattamente... No, ma l'ho capito che era... Il senso del mio intervento era quello che andare lì a proporre un modello che qua funziona, sì, ma lì hai 10 tribù, fai arrabbiare ancora di più, peggiori forse, no? E un'altra cosa, sempre tornando indietro, noi parlavamo prima di chi è andato lì e chi ha impiegato il proprio tempo sottraendolo agli affetti, no? Certo. Per queste missioni umanitarie, non dimentichiamo che sono anche morte molte persone, no? E quindi ecco, lì il sacrificio è stato ancora più vano, se possibile. E lì, sì, è stato totalizzante. Esatto. Però appunto... lo so che vuoi farmi parlare del flash mob, però vedo che la linea è quella della... Ma no, è che... della distensione. Ma vabbè, ma andiamo a fare... se uno vuole ci partecipa, se uno non vuole non ci partecipa. Non credo che sia, ecco, sul flash mob che dobbiamo fare questioni. Ecco, c'è un flash mob, benissimo. Essere solidali nei confronti di un popolo che sta vivendo un dramma mi pare che sia evidente. Che non vengano fuori distinguo dalla partecipazione o meno al flash mob, nel senso, non ha partecipato, vuol dire che ce l'ha con... No, assolutamente. Quindi, ecco, Tony... Appianiamo, ma certo, quindi. Che sì, okay. Ma certo. Tra l'altro, sì. Domani anticipo a mezzogiorno sarà qui in diretta una delle donne afghane che questa sera porterà la sua testimonianza. L'ho sentita ieri, Maria Kurasani, che saluto. Una testimonianza ovviamente drammatica. I familiari sono a Kabul. La situazione è quella che in questi giorni vi stiamo raccontando, quindi l'appuntamento questa sera alle 18.30, però c'è un però e lo svilupperemo fra poco con Lucio Zanato. In Afghanistan in queste ore si sta anche registrando un altro fenomeno, quello della resistenza interna al regime talebano. E di resistenza parleremo poi, perché ci collegheremo proprio con Lucio Zanato e il Pian delle Femmine, dove è in corso una rievocazione storica con i partigiani. Ma lo faremo fra pochissimo, dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per parlare di Afghanistan e dintorni. Sono rimasti con me Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, e Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco. Stiamo parlando dei dubbi dell'accoglienza e abbiamo anche così approfondito alcune questioni, ma un punto di vista sicuramente interessante ce lo può dare adesso Lucio Zanato con il suo ospite. Lucio Zanato, che è collegato dal Pian delle Femmine, dove oggi c'è stata un'importante rievocazione, dove si è parlato di resistenza, proprio quella resistenza che sta cominciando a muoversi anche contro il regime talebano. La storia di ieri, l'emergenza di oggi. Lucio, buongiorno. Eccoci qua, Cristian, buongiorno a te e buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Siamo al Pian delle Femmine, siamo tra i comuni di Revine Lago e di Limana, tra la provincia di Treviso e la provincia di Belluno. Siamo con Giuliano Vernier, presidente di AMPI provinciale Treviso, e siamo qui per ricordare 76 anni dopo la resistenza in questo territorio e non solo. Presidente, ma ha ancora un senso venire qui 76 anni dopo? Beh, innanzitutto lo dobbiamo a chi ha combattuto per creare la nostra libertà, per darci una Costituzione che è tra le più avanzate del mondo. E quindi questo ricordo, questa memoria del sacrificio di queste persone mi pare sia un fatto doveroso. Qui sotto c'è un paese, a Revine, che è stato bruciato dai nazifascisti, e quindi ricordare tutte queste cose è un modo anche per trasmettere alle nuove generazioni un messaggio, che è il messaggio della libertà. Lei nella sua prolusione oggi ha detto: ricordiamo anche un partigiano di oggi, Gino Strada. Gino Strada, la sua prima azione l'ha fatta in Afghanistan. Beh, credo che sia un uomo
che ha dato molto alla lotta contro la guerra. Lui si dichiarava non un pacifista, ma era contro la guerra e aiutava tutte le persone che erano colpite dalla guerra. Credo che il suo messaggio sia un messaggio importante che vale non soltanto per l'Italia, ma per il mondo. Emergency è presente in tutta una serie di paesi del mondo dove c'è sofferenza, c'è fame e c'è la guerra, purtroppo. Ecco, Gino Strada, persona particolare, ma i partigiani di oggi chi sono, chi dovrebbero essere? Ma dovrebbero essere, lo sono anche, quelli che combattono per affermare i valori della Costituzione. La Costituzione e la resistenza e poi la Costituzione non sono soltanto, non è stata soltanto una lotta per abbattere il fascismo, questo certo è centrale, e per far finire la guerra, ma anche per darci un mondo nuovo fondato sui valori della libertà. I principi del lavoro, della solidarietà umana, cioè nella resistenza entrano in campo per la prima volta, a differenza del primo risorgimento, gli operai, i contadini, il popolo, che è quello che ci ha dato la Costituzione. Ecco, appunto, facciamo un parallelismo però in quello che sta succedendo adesso in Afghanistan, dove un popolo invasore, seppur presente all'interno, sembra quasi di rivedere per certi versi i nazifascisti, prendono il potere, questi talebani, però non c'è resistenza da parte del popolo afghano, e qualcuno dice dovrebbero combattere, per cui noi dovremmo accettare come rifugiati solo donne e bambini. Ma io credo che tutti quelli che scappano dalle guerre abbiano diritto, come dice anche la nostra Costituzione, all'assistenza e quindi ad essere considerati dei rifugiati di guerra. Però lì il problema è questo: 20 anni di occupazione americana, miliardi spesi prevalentemente per armare e non per costruire un mondo nuovo per gli afghani. E poi probabilmente le alleanze hanno sostenuto quelle alleanze che in qualche modo erano in qualche modo legate ai talebani, Pashtun, e soprattutto a ciò e all'influenza, a ciò che ha fatto il Pakistan, che ha esercitato un'influenza negativa in tutta questa esperienza, e lì mi pare il problema. Io credo che in Afghanistan nascerà una nuova resistenza, già ci sono i tagiki, quelli che sono praticamente i discepoli di Massoud, pare stiano già combattendo. Il problema è vero, è se saranno aiutati. Certo che invadere un paese non fa altro che unire tutti contro gli invasori. Occorre semmai aiutare le resistenze locali, come fecero del resto gli alleati quando arrivarono in Italia, aiutarono la resistenza e fecero in modo che tutte le forze si unissero per combattere contro il nemico comune, che era il nazismo e il fascismo. Insomma, come dire che non si può esportare la democrazia, ma la democrazia deve entrare, deve nascere all'interno dei popoli attraverso di un processo a volte anche doloroso. Ma l'esportazione della democrazia non è mai riuscita da nessuna parte, ci hanno provato in tanti. E la democrazia è un processo che deve nascere all'interno di un paese attraverso la capacità politica dei suoi gruppi dirigenti. Certo che se si porta la guerra come elemento per costruire la democrazia, si fa quello, il disastro che si sta vedendo oggi in Afghanistan. Sì, l'ultima riflessione, 76 anni dopo queste battaglie che ci hanno portato alla Costituzione e alla democrazia, è che qualcuno dice però poi alla fine abbiamo un uomo solo al comando, in questo momento è Mario Draghi. Allora cos'è la caduta della democrazia a fronte di una fra virgolette dittatura, seppur determinata dal momento? Ma non è una dittatura, certo che è un brutto momento, c'è stata un'incapacità delle forze politiche di costruire una e
esperienza e che fosse un'esperienza nuova, e spesso ci sono delle forze che sono anche all'interno di questo governo che soffiano sul fuoco, sui malumori, creando praticamente fermenti estremamente negativi. Si veda ad esempio tutta la vicenda dei Novax, dei vaccini, eccetera. Io non credo che siamo in una forma in qualche modo latente di dittatura, ma certamente c'è un abbassamento delle barriere per difendere la democrazia. Grazie a Lucio Zanato, grazie davvero. Queste le riflessioni dell'ANPI provinciale in una giornata importante di rievocazione al Pian delle Femmine. Queste riflessioni dell'ANPI, della Pietra, la convincono, sì, no? Vuoi proprio farmi parlare oggi? Certo. No, in realtà io credo che devono essere contestualizzate, e quindi se andiamo indietro col nastro, allora si vede che prima chi era alleato ha fatto una determinata cosa, adesso quell'alleato è diventato un invasore, no? Quindi non si può generalizzare, ecco. Io non so, sarei un po' meno per le ideologie in questo momento qua e un po' più per pensare bene a cosa fare, ecco. Il fatto che ci possa essere una resistenza interna probabilmente ora come ora porterebbe ancora a una situazione peggiore, no? E quindi occorre che coloro i quali ho citato all'inizio, quindi coloro i quali hanno capacità decisionale, decidano davvero, ma decidano in maniera pulita. Certo. L'importante è quello, ecco. E ultima riflessione su questo tema, poi ne abbiamo altri da trattare. Sindaco Durighetto, il presidente dell'ANPI ha parlato in maniera anche abbastanza forte di occupazione americana, è un termine che ricorre in questi giorni di analisi, ma non so, sì, qual è la sua idea. Mi sembra un termine quantomeno impreciso, ecco, se, proprio per parlare per eufemismi. L'ho detto io prima, quando ci sono stati gli interventi forse andavano progettati o doveva esserci una visione magari differente, però non si può certo parlare in termini così superficiali, scusatemi su questo termine, di occupazione, non è questa la questione. Anzi, diciamo che la volontà doveva e sembrava essere quella anche di dare la possibilità al popolo afghano di autodeterminarsi. Mi concede due secondi rispetto all'ultima domanda. Io personalmente, da piccolo sindaco di campagna, citando il sindaco della Pietra, qui siamo tutti di campagna. No, ancora più piccolo, io sono ancora più piccolo, no. Dai, sto scherzando. E forse sono ancora più di campagna. No, il tema di Draghi, uomo solo al comando, sinceramente mi è sembrato un po' tirato. Ma ha ragione il presidente quando dice che è stato determinato da una incapacità dei partiti politici di riuscire a trovare una quadra rispetto alla gestione, ma è tutto sempre all'interno della Costituzione, che è stato detto prima essere tra le più complete e belle anche al mondo. Quindi da questo punto di vista qua, insomma, ecco, anche su questo punto io chiederei magari un po' più di precisione nei termini e anche toni che siano più coerenti possibili con l'argomento di cui si sta parlando. No, poi è vero anche che comunque dal presidente ANPI sì, non è che ci si potesse aspettare un discorso diverso, ecco, ma il ruolo è quello e giustamente lo porta avanti, ecco, difficile aspettarsi qualcosa di diverso, ecco. Allora, io chiuderei per il momento il capitolo Afghanistan e tutte le ripercussioni che ci possono essere, ci potranno essere e ci saranno sul fronte locale, perché insomma già ne abbiamo di argomenti anche in casa molto, molto attuali. Tra l'altro ieri sera, abbiamo le immagini, eravamo presenti, il popolo No Green Pass è tornato a scendere in piazza, lo ha fatto
in Piazza dei Signori a Treviso, in realtà poi lo ha fatto anche in altre città del Veneto come Padova, Belluno e tante altre. E qui, ecco, se non sbaglio, siamo a questa è quella di Padova, esatto, dove si sono riunite diverse centinaia di persone, lo stesso appunto a Treviso. Il tema del Green Pass che resta attualissimo e che continua a dividere l'opinione pubblica. Questo anche in vista del rientro a scuola, del rientro a settembre, dove il tema si porrà in maniera molto molto netta. Tra l'altro fra poco sentiremo anche le parole a riguardo del presidente di Confindustria Bonomi, che è ritornato sull'altra questione, quella del Green Pass in azienda, dell'obbligo di Green Pass in azienda. Ma in questi giorni di paradossi, per certi versi, ne stiamo registrando tanti, e ce li abbiamo tutti presenti le immagini di quel rave party nel Viterbese, che senza controllo e forse senza controlli perlomeno preventivi. Quindi da un lato un rave party con migliaia di persone totalmente deregolamentato, dall'altro discoteche ancora chiuse, un comparto che per il Veneto resta fondamentale. Per fare il punto siamo collegati con Giannino Venerandi del SILB, il sindacato italiano locali da ballo e titolare dell'Odissea di Spresiano, che resta uno dei locali da ballo più iconici del nord-est, attualmente chiuso, desolatamente chiuso. Buongiorno Venerandi. Buongiorno a tutti e un caro saluto anche ai sindaci in studio, tra cui appunto il suo sindaco di Spresiano della Pietra. Non poteva dirlo più a me che a lui. No, ma infatti è stato molto molto... Non ho voluto fare differenze poi. Ed ex utenti tra l'altro. Ex utente d'Urighetto, ma mi ci metto anch'io e spero di tornarci presto, insomma. Io ci ho anche lavorato, quindi... Perfetto. Vale doppio. Quindi a dimostrazione che gravita un universo mondo sull'Odissea e sui locali come l'Odissea. Senta Venerandi, entro subito a gamba tesa, che effetto le fanno le immagini di questo rave party nel Viterbese di cui tanto si è parlato e che ha innescato anche una furibonda diatriba politica? Beh, sicuramente bisogna guardare le immagini, per noi che siamo in difficoltà da tantissimo tempo. Farei una precisazione: noi siamo aperti però in una modalità che non è quella naturale per il nostro lavoro, ovvero solo con la formula bar, ristorante e intrattenimento. Chiaramente vedendo quelle immagini là, senza nessuna diciamo intervento per bloccare questi eventi, ci viene il dubbio che ci siano due pesi due misure tutt'oggi. Oltretutto segnalato e denunciato, ma le forze dell'ordine sembra non abbiano potuto o non hanno voluto intervenire. Questa cosa ci fa veramente raccapricciare, anche perché a me personalmente è capitato in un locale della nostra gestione a Mantova di aprire a metà luglio, sempre con la formula bar e ristorante, e in un mercoledì con 287 persone da verbale i vigili urbani del posto hanno chiuso il locale, su un locale che ha un giardino estivo, perché si stava all'aperto in un giardino estivo di 5.000 metri, 287 persone controllate all'ingresso con la temperatura, con i nostri diciamo responsabili della sicurezza, con tutti i presidi del caso, eccetera. È stato riscontrato, a loro dire, un assembramento che non ho capito di quale assembramento si trattasse. Comunque forse c'era un compleanno di una compagnia che stava brindando al suo compleanno. Questo ha fatto sì che a fine della serata, non tanto durante, perché queste persone erano in borghese che hanno fatto il verbale, sono rimaste tutta la sera ad osservare il locale con filmati, con telecamere, e a fine serata ci hanno convocato e ci hanno notificato praticamente la chiusura.
Io dico, se c'era un problema sanitario, allora appena tu entri e lo noti, ci chiami, ci fai subito notare il problema e si cerca di risolverlo. Non aspettare la chiusura, 2-3 ore di lavoro, per poi porre i sigilli al locale, con tanto di aggressioni verbali o quant'altro. Sul verbale appunto era scritto 287 persone, e poi vedo tutte quelle scene lì, cioè a me viene da ridere proprio. Abbiamo uno Stato che ha due pesi e due misure. Un evento come quello ce n'è, penso ogni giorno in Italia, di rave party, che sono sicuramente illegali. Però se da tutta l'Europa arrivano delle persone a fare queste aggregazioni, mi viene il dubbio che forse qui è concesso, non è proprio illegale come si dice. Ecco, perché quindi... il tema Venerandi è anche questo, anzi è soprattutto questo, perché il rave party nella Viterbese è stato così frequentato soprattutto da stranieri, comunque non soltanto italiani. Durighetto, da sindaco, quindi da autorità anche di pubblica sicurezza, che effetto fanno quelle immagini e dimostrano anche un'impotenza per certi versi da parte delle istituzioni, delle forze dell'ordine? Sì, non lo so se si può parlare di impotenza. Io so che ed ero stato suo ospite qualche settimana fa quando abbiamo fatto vedere la finale dei mondiali in piazza con 300 persone, quindi più o meno la stregua di cui parlava prima il signor Venerandi. Noi abbiamo dovuto dare garanzie, rispondere e in qualche modo anche giustificare davanti alla prefettura perché noi avevamo deciso di fare sta cosa. E quindi mi risulta davvero scioccante vedere quelle immagini, soprattutto perché, come si diceva e come almeno da quello che ho potuto leggere anch'io, della cosa si sapeva. Non è una cosa che è nata dal nulla, un incontro segreto clandestino dove si sono ritrovati. E fa davvero male pensare che nell'organizzazione dei piccoli eventi, adesso poi anche periodo di sagre qua in provincia di Treviso, siamo 5 sagre per paese, i volontari devono fare 40.000 tamponi, controlli, verifiche, perché è giusto che sia così. Le sagre devono rispettare i numeri perché è giusto che sia così. Però nella sostanza poi si vede come la differenza non credo dipenda propriamente dallo Stato, credo dipenda più dai territori a sto punto. Perché come io ho avuto modo di invocare fin dall'inizio, noi siamo sindaci, le nostre responsabilità ce le prendiamo e ce le siamo sempre prese. E quindi anche in questi casi, anche nei casi più difficili da gestire, perché 5.000 persone in un evento del genere credo non sia una cosa che un sindachetto di campagna, citiamo sempre l'esempio di prima, possa andare a gestire, però può rivolgersi agli organi competenti per fare in modo che la gestione ci sia, il controllo ci sia e soprattutto che quel fatto non avvenga. Mi pare di aver letto che sono stati convocati contestualmente i prefetti di Viterbo e di Grosseto da parte del ministro Lamorgese per cercare di capire come mai non si è intervenuti. Certo. Quindi anche da questo lei dice di quindi Durighetto che in provincia di Treviso o in Veneto non sarebbe potuto accadere una cosa del genere? Non lo so se non sarebbe potuto accadere, io so solo che noi qui da sempre abbiamo chiesto la volontà di autodeterminarci a partire dal comune e quindi questa differenza la fa. Si sa che quando si chiedono le deleghe si deve anche poi essere in grado di gestirle. Ecco. Facciamo un'ipotesi, rave party a Spresiano, cioè il sindaco lo saprebbe in anticipo, lo saprebbe, come si sarebbe comportato nelle vesti della pietra del sindaco del Viterbese che ha subito questo rave party sul suo territorio? Ma allora, io come diceva prima Giannino, anche oggi ce n'è uno al giorno di queste cose qua, magari non delle dimensioni che c'era a Viterbo, però no, ci sono diverse forme di aggregazione non lecite. I rave party ci sono sempre stati, attenzione. Il problema è che qui viene fatto in un momento di pandemia e viene fatto in un momento in cui la parte lecita e quella che si comporta bene invece deve rimanere chiusa. Cioè quello che fa male è questo. Dopo, se uno che piace fare i rave, per l'amor di Dio, no? Credo che Giannino convenga con me, sono due cose diverse la discoteca rispetto al rave. Io francamente non sono un amante della seconda fattispecie. Quindi il problema vero è che venga fatto in questo momento storico
e con i locali chiusi. Quindi capisco la frustrazione dei proprietari. Poi dopo, io l'ho saputa adesso, non lo sapevo prima, che a Mantova era stata elevata questa sanzione. Non entro nei meriti, ecco, del lavoro dei vigili urbani, però trovo sconvolgente anche questa cosa qua. Su 5.000 metri quadri, caspita, 200 e rotte persone, e si va ad elevare una sanzione di questo tipo con la chiusura del locale, francamente lo trovo quantomeno fuori luogo, ecco. Dopo che se si voglia anche discutere sulla cosa, per l'amor di Dio, però, e che magari ci fosse anche stata una forma di assembramento, non lo so, però caspita, mi pare altro che due pesi due misure. Qua c'è un peso solo, che è quella di saccagnare chi si comporta bene e di lasciare invece impuniti chi si comporta male. Se dovesse essere fatto Aspresiano, beh, ecco, io credo che dopo le prime due, noi abbiamo anche il Piave, quindi magari no, è più semplice. Non parteciperebbe? No, non parteciperei, no, io aspetto che aprano le discoteche e poi partecipo lì volentieri. Ma no, dico, sicuramente dopo le prime tre auto non riconosciute, ecco, sulle vie di accesso, sicuramente sarei stato avvisato e magari avremmo potuto, ecco, agire immediatamente. È vero anche che il territorio del quale stiamo parlando, quello tra Viterbo e Grosseto, è un territorio poco controllabile, quindi sicuramente sì, io ho visto più di qualche volta interventi da parte del sindaco di Viterbo e francamente sì, tutta la solidarietà di questo mondo. Noi, ecco, abbiamo delle vie di accesso ben definite, quindi sicuramente avremmo potuto agire preventivamente, ecco, non quando la frittata era fatta. E resta il fatto, Venerandi, che voi per il momento, come titolari di locali da ballo, non avete ancora nessuna prospettiva. Purtroppo no. Ci sono tante incongruenze, quelle diciamo più importanti, o la più importante è proprio quella. Venerandi si è frizzato per un attimo, vediamo. Sono. Ecco, adesso riprovi, adesso la sentiamo. L'incongruenza, quella Draghi aveva annunciato per. Allora, facciamo così, Venerandi, non la sentiamo ancora, ripristiniamo il collegamento e ne approfitto per lanciare la pubblicità. Due minuti e ci ritroviamo in studio. Di nuovo in diretta con Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, Luca Durighetto, sindaco di Zerobranco, collegato, abbiamo ripristinato il collegamento con Giannino Venerandi della SILB, il sindacato dei locali da ballo. Abbiamo parlato di questo paradosso, le immagini della rave party della Viterbese che hanno fatto il giro d'Italia e non solo, con 5.000, c'è chi dice addirittura 10.000 partecipanti in piena epoca Covid, da un lato, dall'altro le discoteche ancora chiuse. Dicevamo discoteche, Venerandi, che non hanno ancora una prospettiva di riapertura. Voi continuate a chiedere perlomeno una data, ma da governo, CTS e quant'altro non arriva nessun segnale per il momento. Sì, esatto. Che il primo ministro Draghi non ha potuto ancora darci i sostegni che chiedevamo, e questo ci fa ulteriormente un danno sia economico ma anche psicologico. Vuol dire che proprio vengono continuamente prodotte delle notizie, delle informazioni, delle illusioni, e che poi non si mettono in pratica. Anche il CTS stesso aveva dato il via libera ancora a giugno per la riapertura dei nostri locali con l'uso del Green Pass. Siamo stati oltretutto la prima categoria in Italia a chiedere un via libera con questo strumento, e a noi ci è stato vietato, mentre viene concesso praticamente a tutte le altre attività. Prima sentivo il sindaco che parlava delle
problematiche legate agli assembramenti per festeggiamenti di piazza in occasione di eventi anche sportivi. Adesso ho visto che sono ripartiti anche gli eventi sportivi legati al calcio con gli stadi, sì, con una capienza ridotta, ma sta di fatto che io vedo lì la gente che si sbraccia, che si assembra, che urla, che canta, e quindi non, continuamente differenze assurde per il nostro mondo che è tenuto, non so, a guinzaglio o per un motivo che noi non conosciamo, ma mi viene da pensare anche per qualche motivo di propaganda, quindi si dà un segnale che qualcosa si sta facendo contro questa malattia che ormai penso sia anche sotto controllo, mi sembra, perché non vedo proprio questo gran problema legato agli ospedali. Sì, ci sono dei casi, noi come dicevo prima siamo stati sempre attenti a farci anche promotori di qualsiasi iniziativa a fin di bene per poter operare in sicurezza, quindi con l'uso del Green Pass, con il tracciamento anche delle persone, con la riduzione di capienza, ma non è bastato. Mentre in altri contesti va ben tutto. Vi ho mandato ancora una volta altri filmati, altre immagini. Lo stesso concerto di Salmo ad Olbia, che pur avendolo comunicato in poco tempo, ho visto un assembramento pauroso, e per installare un palco di quelle dimensioni lì penso che ci vogliano delle autorizzazioni, penso che si sappia che comunque verrà fatto un evento grande, perché un palco da più di 100 metri in un'area vasta come quella lì dove si è svolto questo concerto, penso che anche in quella località là si sapesse. Allora, tra l'altro sì, era anche un concerto benefico a sostegno delle popolazioni dei territori, guardate, colpiti dagli incendi. Io la serata benefica allora e mi lasciate lavorare con 2-3 mila persone. Certo. Mi fanno veramente arrabbiare queste immagini come quelle di tutta Italia dove ci sono manifestazioni di qualsiasi genere. Dai cabarettisti che fanno i loro spettacoli su delle piazze stracolme e via così. Vi ho mandato appunto uno, certo, di riferimento, senza citare chi è. Lei dice comunque, lei continua a sostenere, ma ormai palese, adesso, insomma, che siete discriminati come allora, categoria. Questo ormai è un dato di fatto alla luce del sole, discriminati per due motivi. Uno, perché se c'era veramente un'emergenza sanitaria da continuare a tenere sotto controllo, in Italia non si vedevano da maggio, anche da aprile, ma diciamo da maggio, le immagini che vediamo fino ad oggi. Secondo, abbiamo avuto appunto tantissime rassicurazioni di risarcimenti, di possibili date che poi non sono state, ma quindi continue promesse. E l'unica cosa che succede è che se alziamo un pelo l'asticella ci viene addosso subito lo Stato. Tanti gestori in Italia, pur lavorando con questo sistema, vengono penalizzati, cioè quello del far bar o ristorante, vengono penalizzati per due motivi. Uno, perché la gente fa fatica a venire, perché anch'io stesso che sono aperto in questa forma ho veramente un giro veramente limitato, molto ridotto, e quelle persone che entrano mi fanno anche dei ragionamenti che mi fanno ancora più arrabbiare, perché dicono: ma guarda te, se io devo venire qua a vedere questo locale strutturato così, semi vuoto, e fuori dalla porta di casa tua c'è il mondo, non Aspresiano, perché è vero che Aspresiano però in giro per l'Italia, so, il Veneto, ne vediamo di tutti i colori. Questa è una stoccata. Ecco, però al di là di tutto, diciamo, c'è un indotto che sulle discoteche è evidente. Penso che a Spresiano si veda la differenza. Perché, appunto, beh, noi ne abbiamo già parlato a più riprese di questa cosa. E Spresiano, ripeto, l'Odissea, io cito sempre questa,
questa cosa, no? Quando tu devi dare indicazioni per dove andare da Spresiano, prendi come punto di riferimento l'Odissea, anche perché giustamente è ubicata in una posizione che è strategica, chiaramente, no? E quindi tu usi l'Odissea come elemento, no, per dare l'indicazione. Allora, te via l'Odissea, te giri a destra e te, certo, no? Da noi è un'istituzione, cioè c'è poco da fare, è così. E chiaramente non è una discotechina da 300 posti, è un ambiente che è stato strutturato nel tempo con grossi investimenti da parte della proprietà, certo, e che è arrivato ad essere, credo, uno dei più grandi in Italia, con un giardino estivo che è spettacolare. Ma no, non voglio portare acqua al mulino, no, di no, giardino, no, ma certo, ma... non ne ho bisogno, eh. Ed è chiaro che molte famiglie, sia di quelle che lavorano direttamente all'Odissea, ma anche di quelle che lavorano con l'indotto, perché non dimentichiamoci che il bar frequentato prima, no, dagli avventori dell'Odissea, prima di entrare in discoteca, faceva sicuramente incassi diversi rispetto a quelli che fa adesso, che la discoteca è chiusa, ma non solo quello, insomma. Venerandi, ci ricordi brevemente i numeri di che cosa stiamo parlando, di quanti dipendenti a pieno regime l'Odissea, ecco, facciamo appunto l'esempio dell'Odissea, quanti dipendenti e collaboratori fa? Mettiamoci anche le orchestre, i DJ, cubiste, cubisti, appunto, e quant'altro. È un mondo molto grande il nostro, perché, come citava il sindaco, è una struttura particolare, è molto grande, ce ne sono tanti in Italia così. Abbiamo dei picchi in vari punti della stagione dove avevamo perlomeno bisogno di un numero molto importante di addetti, sia in termini di sicurezza ma anche come operatori all'interno del locale stesso. Quindi dare un dato di riferimento, vi posso dare un numero, perché tra quelli che abbiamo a contratto a 40 ore, tra quelli a chiamata e part time, siamo comunque sopra i 60-70 persone, e quindi solo nel nostro indotto. Poi ci sono tutti quelli esterni, quindi le agenzie di sicurezza, certo, le ditte di pulizia, eccetera, andiamo sopra i 100-120, anche 130, ma questo è un dato che penso interessi poco. Quello che interessa è che ci sono più di 100.000 in Italia che non stanno lavorando come dovrebbero, e in più l'indotto importante che si citava è fermo anche quello, o comunque molto, molto strozzato. Tutti gli artisti, anche loro, la vivono male. Io ho incontrato anche nel mio locale in questo ultimo periodo dei cantanti, delle formazioni, diciamo, che prima erano più numerose, adesso sono ridotte a 3-4 elementi, sono passati appunto da 8-10 elementi a 3-4, hanno dovuto, certo, vendere il pullman, hanno dovuto ridimensionare tutta la loro struttura, quindi hanno perso un giro d'affari, non solo i locali ma tutti coloro che erano collegati e che lo sono. Adesso io mi aspetto per fine mese, come vi ho mandato prima un messaggio, dopo l'incontro con i ministri Garavaglia e Orlando, un tavolo sul tema dei nostri locali da parte del governo, sperando che passata questo periodo di ferie abbiano la mente più lucida per valutare veramente il nostro mondo, che è stato utilizzato, stavo dicendo prima, come una forma di secondo me di propaganda anche politica, perché l'unico comparto a essere strozzato, certo, è il nostro, assieme a quello dei grandi eventi. Poi per il resto hanno permesso, anche in forme magari più contenute, di operare dagli stadi a, diciamo che in altri settori è rimasto un barlume, un lucino. Vi cito l'ultima cosa, parlando proprio prima di sagre. Adesso io ho visto un articolo che sembra che tutte le sagre devono avere il Green Pass, e stranamente, magari se lo trovo e lo giro, l'unica sagra a non avere questo onere è quella dell'Unità, e non ho capito perché loro sono diversi dalle altre sagre. Ecco, mi dice una cosa che non vuole ho entrare curato, quindi la prendiamo con... Era una domanda che volevo fare, il beneficio... Sanno qualcosa.
Allora, Venerandi, io intanto la saluto, ovviamente ci teniamo aggiornati come sempre sull'evoluzione della questione che appunto va al cuore dell'impresa e dei territori. Il suo caso è come sempre eclatante e simbolico. Grazie quindi a Giannino Venerandi del SILB, il sindacato italiano dei locali da ballo. A presto Venerandi. Io volevo chiedere a voi come sindaci, no? Abbiamo parlato di questo settore che in qualche modo è ancora chiuso, non si balla, tanta gente è a casa, quindi probabilmente senza lavoro. Tanti si saranno anche poi rioccupati in questo periodo, lo abbiamo già visto in altri settori. Un anno fa, più o meno a quest'ora, parlavamo dell'emergenza delle famiglie nei rispettivi comuni. In queste settimane, in questi mesi, si parla di una ripresa del PIL, si parla di un ritorno del manifatturiero, i dati ce lo dimostrano, lo dice la Confindustria. Ecco, voi da sentinelle del territorio, che percezione avete? Le famiglie si stanno riprendendo o ci sono ancora delle sacche di preoccupazione, di emergenza, di nuova povertà? Della Pietra. Ma io vedo e tocco con mano che queste sacche ci sono e sono anche delle sacche enormi. È chiaro che se si permette una ripresa perché sembra strano, ma c'è stato una sorta appunto di permesso, quando si riapre è chiaro che ci si rimette in moto e quindi è anche normale che a distanza di 3-4 mesi da una normalizzazione, ecco, diciamo così, di quelli che erano diversi settori, adesso a parte quello di cui abbiamo appena parlato, è normale che vi siano questi dati, questi numeri. È chiaro che se si dovesse arrivare a una nuova chiusura, poi diventerebbe, penso, impossibile riprendere. E tuttavia, ecco, noi guardiamo, ed è giusto anche guardare il bicchiere mezzo pieno, ci mancherebbe altro, anche per dare un senso di speranza, è vero che c'è tanta gente che... È brutto usare un termine come questo, ma c'è rimasta e quindi noi abbiamo molti, ma molti casi in più a livello di servizi sociali e quindi abbiamo diverse famiglie che si sono avvicinate al comune e che non avevano finora mai avuto bisogno, ecco, di alcun aiuto. Faticano a rialzarsi sostanzialmente. Faticano, è evidente, c'è gente che magari di piccoli artigiani che hanno chiuso, realtà che non hanno potuto riprendere anche perché magari erano attività nate da poco, quindi non hanno avuto nemmeno la possibilità di dire bene, facciamo un piano, certo, di rientro. Cioè, c'era già gente che aveva, tutti quanti parlano di aiuti, ma gli aiuti che sono arrivati sono stati soprattutto di chiamiamolo distensione del debito, no? Oppure di nuova accensione di debiti. In pochi hanno dato contributi a fondo perduto. Adesso non dico che Spresiano sia uno di quei pochi comuni là, perché anche noi siamo arrivati con, certo, con quello che potevamo, e anche se erano 500.000 euro all'epoca, però non era una campagna pubblicitaria su Spresiano questa. Volevo dire che comunque chi aveva già dei debiti, a farne degli altri, capite bene, ecco, che a un certo punto arrivi certo, che non c'era più. E quindi la, ecco, mancanza di liquidità diventa cronica, poi soprattutto per le start-up o comunque le nuove attività in genere, le problematiche sono state tante. Sindaco Durighetto, invece, qual è il suo sentore, la sua fotografia della situazione, diciamo così, economica, sociale delle famiglie a Zero Branco? Come diceva il collega della Pietra, è innegabile che questi ormai quasi 2 anni, questo anno e mezzo abbondante, abbia purtroppo fatto chiudere alcune attività e abbia comunque messo in difficoltà alcune famiglie. Il rilievo che faccio io è anche legato però al fatto che chi si è rivolto ai servizi sociali e chi in questi momenti si sta rivolgendo ancora ai servizi sociali, più che di problematiche di natura economiche, ha bisogno di accompagnamento e di aiuto di tipo familiare, personale, di sostegno psicologico,
diciamo che i tratti che emergono dopo i vari lockdown e le varie situazioni che abbiamo vissuto sono, che mi preoccupano di più, sono quasi più quelli di natura sociale che di natura economica. Rispetto alla natura economica, tra l'altro, c'è comunque un emergere di richiesta di case o di appartamenti, cosa che invece prima era il minimo, quindi c'è questo tema. Rispetto alla ripresa mi permetto di fare un'ulteriore considerazione se possibile, perché è vero, ci sono tantissime aziende che hanno sofferto, che hanno, fanno ancora fatica a uscire dalla crisi, che come dicevo prima è sostanzialmente sta diventando anche di natura economica, ma ci sono alcuni comparti che in realtà stanno overperformando ben di più di quello di cui ci si aspettasse. Insomma, a me viene in mente l'edilizia, se pensiamo che adesso con tutto il tema del 110, del super bonus, ci sono tantissime realtà che iniziano ad avere tempi di consegna o preventivi che vengono procrastinati perché non ci sono i tempi per realizzare il prodotto. Sto pensando per esempio, ripeto, a tutto il comparto dell'edilizia, e che poi a questo si aggancerà la legge del Veneto cantiere veloce, quindi un'ulteriore agevolazione per la realizzazione di nuove unità abitative. Sicuramente questo è un settore che ha sofferto tanto, ma che adesso avrà la possibilità di rilanciare, e sappiamo che soprattutto qua in Veneto l'edilizia ha un volano di circa 1-5, quindi ci aspettiamo che questo possa portare anche a benefici per tutte le aziende che in qualche modo sono collegate, ecco, a questo, questo assolutamente ambito. Diciamo che come sempre, se riparte l'edilizia riparte tutto un mondo che ci sta l'importante che ripartano intorno. Le materie prime, perché c'è stato un blocco che sta rallentando anche rallentato. Lo stesso 110%, esatto, perché anche questo è un tema che la Confedilizia sta ponendo da mesi. Tra l'altro poi ci sono anche delle imprese che in vista dell'autunno non escludono l'attivazione di cassa integrazione proprio per la questione delle materie prime, certo. Quindi sia per il rifornimento sia per dei prezzi che restano altissimi. Diciamo che appunto siamo passati da una situazione a lavoro zero con i vari lockdown, quindi con le chiusure, a una situazione appunto di richiesta ulteriore. E con poi, i magazzini vuoti, e con i magazzini nessuno vuoti. Ha fatto scorte, chiaramente nessuno ha fatto più magazzino. Era già un trend che negli ultimi anni effettivamente si tendeva ad avere. Adesso purtroppo con la chiusura della Cina, e abbiamo visto cosa è stata una nave di traverso sul canale di Suez, cosa ha comportato in termini economici, o la chiusura del porto più grande della Cina, certo, per il Covid, cosa ha comportato in natura economica. Anche qua, ripeto, qualche leadership mondiale positiva servirebbe per ritornare al discorso di prima. E chiudiamo in materia economica con le parole che sono state pronunciate ieri dal leader degli industriali Carlo Bonomi al meeting di CL a Rimini, perché il tema in queste ore è questo, l'obbligo del Green Pass in azienda. Ma sentiamo Bonomi. È troppo facile rimandare la lattina alla politica, e noi vediamo tutti i giorni c'è una differenza di posizioni all'interno dei partiti che difficilmente ci fa pensare che nel breve si possa arrivare a una legge. Noi abbiamo le possibilità oggi di sederci a un tavolo con i sindacati e aggiornare i protocolli di sicurezza. L'abbiamo fatto nel momento più difficile, perché non possiamo farlo oggi? Lei è pronto oggi pomeriggio? Ma anche adesso, guardi, io sono pronto adesso, se i sindacati si vogliono presentare, lo facciamo in diretta l'accordo. Così Bonomi, che ha lanciato il guanto della sfida ai sindacati, tra l'altro oggi è il titolo principale dei giornali, questo è il Gazzettino Lavoro, strappo di Confindustria. Il tema è caldo, tante aziende adesso sono chiuse ancora per ferie, soprattutto gli stabilimenti più grossi, ma serve o non serve questo obbligo del Green Pass per entrare in azienda? Della Pietra. Io credo che, sempre in proposito di analisi, il presidente Confindustria ne sappia qualcosina di più di me, no? E quindi se serve a non delocalizzare e a ricreare ricchezza, scusatemi se la metto dal punto di vista economico, ma chiaramente sono d'accordo anch'io con Luca in ordine a tutte le altre problematiche collegate, ne abbiamo ogni giorno, però si aprirebbe un'altra pagina, no? Certo. Anche col disagio giovanile mi viene in mente tutto quello che stiamo vivendo in questo periodo, però ecco, credo che se il presidente di Confindustria ha fatto un ragionamento del genere lo abbia fatto a ragion veduta, e lo abbia fatto sicuramente non per penalizzare i lavoratori, ma
per mettere in sicurezza, diciamo così, gli stabilimenti e le loro produzioni in vista della ripresa d'Urighetto. Sì, credo anch'io. I sindacati devono cedere su questo fronte, secondo lei? Sì, ma io vorrei fare un'ulteriore due valutazioni, se possibili, rapidissime. La prima, credo che anche nell'applicazione di eventuali protocolli che non prevedano il Green Pass, per esempio all'interno delle aziende, in alcuni casi questo non sia addirittura possibile, perché si tratta di lavoratori che magari sono fianco a fianco e che sostanzialmente il distanziamento non è possibile, e in alcuni settori o in alcuni casi anche il fatto magari di avere per forza sempre la mascherina o i guanti non è neanche possibile. Quindi ci sono delle situazioni dove probabilmente, e come dice giustamente Marco, il Presidente del Confindustria le ha ben più chiare rispetto a noi, ci sono delle situazioni dove evidentemente questo può essere una soluzione, può essere una soluzione per far rientrare più persone possibili e non doverle scaglionare, perché altrimenti dovrei andare a limitare il numero di presenze all'interno dello stabilimento, con rischio reale, tangibile, di delocalizzare. E delocalizzare dove? Dove magari mascherine o guanti non si sa neanche cosa schise. Però volevo solo porre l'appunto sul fatto che negli ultimi due giorni il presidente Bonomi di Confindustria, ma anche il presidente di Assindustria Veneto Centro, quindi il dottor Destro, come dire, sono entrati in maniera decisa in temi caldi, perché Confindustria rispetto al Green Pass, Assindustria Veneto Centro rispetto per esempio al tema dei profughi, dicendo: noi siamo qui, noi vogliamo fare la nostra parte, noi ci stiamo, non siamo una, come dire, un'isola esterna, certo, rispetto al resto della comunità, noi siamo all'interno stesso della comunità, abbiamo bisogno che i nostri territori funzionino e noi vogliamo farlo. Quindi l'accoglienza si fondi sul lavoro, così ha detto Destro, poi ci sono state prese di posizioni anche con la disponibilità numerica di accoglienza da parte, esatto, di Assindustria. Diciamo che poi l'apertura c'è stata anche da parte degli industriali bellunesi, veneziani, perché poi c'è anche il tema della manodopera che non si trova. In quest'estate abbiamo toccato con mano anche questo aspetto paradossale, un altro dei tanti paradossi, perché da un lato ci sono le famiglie in emergenza, ci sono delle aziende che hanno chiuso, soprattutto i più piccoli, lo dicevamo prima, dall'altro ci sono ancora dei profili che non si trovano, soprattutto per quella manifattura che ha ingranato la marcia della pietra. Sì, dopo attenzione che poi passare dalla manifatturiero regolare al caporalato è un attimo, e quindi attenzione anche lì. Io andrei sempre, no, metterei le mani un attimo avanti, ecco, a riguardo. Non voglio neanch'io fare retorica, però no, dopo si torna a pensare ai profughi siriani, no, e alla Germania, che si diceva che se li sono scelti, no? Certo. Adesso non fatemi fare ragionamenti di questo tipo, perché non ritengo nemmeno di dover farli, però ecco, se ci fosse effettivamente bisogno di una forza lavoro e si potesse andare ad attingere, incrociare domanda e offerta, certo, diciamo, certo, che questo è, anche questo è un tema. Sì, però allora, vedi, serve programmazione, serve visione, non si può pensare di gestire una cosa del genere in due minuti, ecco. Mi viene, scusa, faccio un veloce appunto, proprio rispetto alla necessità soprattutto di manodopera anche specializzata negli ultimi mesi, che a me viene in mente la ristorazione, perché credo che ogni bar e ristorante che ha riaperto un cartello fuori con scritto cerchiamo apprendisti, cerchiamo, certo, baristi, cerchiamo snackisti, eccetera, sia purtroppo anche l'effetto di alcune azioni che i governi recente ha attuato e che sta in sostanza andando a creare più disagio di quelli che sarebbero i benefici attesi. Beh, dopo ci sono anche tanti altri settori che certo, sono in, cioè, vedo gli insegnanti adesso, scusate se faccio 1600, mi pare che ne manchino, sì, e anche dopo, questo è un tema, ma di questo, cioè, nelle prossime settimane, no, parleremo parecchio, perché sono davvero in chiusura. Vi ringrazio, grazie davvero per la vostra disponibilità. Abbiamo toccato un po' tutti i temi, anche se resta la scuola, restano i trasporti, ce n'è di roba. Io vado in ferie, quindi se hai bisogno. Buon, perfetto, già preso nota. Grazie Marco Della Pietra, sindaco, grazie, di Spresiano. Grazie Luca D'Urighetto, sindaco di Zero Branco. Grazie alla regia, grazie a Renato Capoia e Marco Gagliazzo. Ritorniamo in diretta alle 19.30 con il TG di Treviso e tutti gli aggiornamenti. Adesso c'è il meteo, buon proseguimento di giornata, buona domenica. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio.
Bentrovati al meteo. Domenica bel tempo, ma le condizioni tenderanno a peggiorare sulle Alpi per l'avvicinamento di una nuova perturbazione, i cui effetti saranno più diffusi a partire da lunedì 23. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno. Sarà possibile soltanto qualche occasionale addensamento e locali rovesci a partire dal pomeriggio sui settori montuosi. In serata i fenomeni potrebbero estendersi localmente anche fin verso le pianure limitrofe. Vediamo anche le temperature, minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 27 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole un po' su tutti i settori, tuttavia in serata non si escludono dei temporali in montagna. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui qualche acquazzone sui settori più settentrionali della regione, sarà asciutto e soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime infine sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con Antenna 3. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio.